it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Buonasera, bentornati a questa nuova puntata di Tam Tam Libri, che è tenuta presso la libreria Rinascita in via Botteghe Oscure a Roma, un luogo storico della cultura romana che è in via di rinnovamento. Stasera è ospite nostro il professor Arturo Mazzarella, che saluto. Ciao. Buonasera. Oh, chi è il professor Mazzarella? Il professor Mazzarella è uno studioso di letteratura comparata che lavora e insegna a Roma 3, è il presidente del DAMS di Roma 3, quindi la parte della facoltà di lettere che si occupa in particolare di arte, musica e spettacolo. E se ho ben capito, la ricerca del professor Mazzarella si colloca proprio nello scambio fra i vecchi e i nuovi linguaggi, diciamo fra 800 e 900, e era contemporanea con l'arrivo del digitale in questo caso, più in generale diciamo sulla sorte che ha il romanzo in un'era contemporanea dove poi va sui giornali, va in televisione, insomma, questo ve lo dirà lui. Comunque, diciamo, il libro che stasera Arturo Mazzarella ci presenta e che è uscito da pochissimo e che sta riscuotendo notevole successo anche di recensioni, di critiche, dibattiti che si svolgono qua e là, si chiama La grande rete della scrittura, la letteratura dopo la rivoluzione digitale, ed è edito da Bollati Boringhieri. Io vorrei chiedere a Arturo Mazzarella, perché parlare di una rete della scrittura, non semplicemente di una serie di scrittori, alcuni dei quali ci stanno guardando da questi scaffali? Ma la metafora non è un ammiccamento all'attualità, alla rete, è proprio una citazione di Calvino dalle lezioni americane. Questa sorta di testamento di Calvino, questa opera uscita postuma, che riferendosi appunto, cui riattraversa il passato millenario della letteratura e si interroga sulle sorte della letteratura che alle soglie di quel millennio che poi lui non ha potuto vedere. E a proposito di una riflessione abbastanza serrata, come su tutte le riflessioni di Calvino, su Borges, parla specificamente di Borges, riprende in esame questo racconto di Finzioni, uno dei grandi testi di Borges, Il giardino e i sentieri che si biforcono, parla del romanzo come di una grande rete. Partendo da questa suggestione calviniana, che poi è discussa nel libro, ho tentato di vedere effettivamente la reticolarità del romanzo all'interno di un panorama mediale, le media in generale, che vede la letteratura come un linguaggio assolutamente fondamentale. Infatti, anche perché diciamo è una specie di serbatoio. Certo, ma c'è una domanda fondamentale da cui parte il libro. Cioè, la letteratura è anch'essa un medium o no? Una domanda che potrebbe sembrare per gli studiosi di media in generale o in essenziale o anche scontata. Per la tradizione letteraria italiana è una domanda quasi blasfema, perché la tradizione letteraria si basa proprio sulla distinzione rispetto all'universo dei media. La letteratura è il linguaggio. Forse perfino contrapposizione. Certo, il linguaggio del valore. Così purtroppo l'abbiamo ereditata nella nostra educazione scolastica, e devo dire il libro è anche molto polemico nella prima parte. E i giovani d'oggi, tranne in poche isole che sempre di più sono i DAMS, le scienze delle facoltà di scienze delle comunicazioni, ma non i tradizionali corsi di letteratura, continuano a vederla come il linguaggio del valore, mentre i media sono i linguaggi della comunicazione. E il digitale in questo processo cosa arriva? Accentua dei processi già in atto?
Esattamente, proprio la definizione giusta è accentua dei processi già in atto. Accentua, nel senso che la letteratura, e questo è un po' il filo conduttore del libro, di questa serrata analisi di un canone abbastanza ampio di scrittori che vanno dal 1980 a oggi, da quando c'è questa mutazione antropologica che la rivoluzione digitale entra nelle nostre case, nei nostri corpi con i personal computer, e gli scrittori sono Calvino, Celati, Tondelli italiani, oppure questi grandi scrittori tutti tradotti assolutamente in Italia, perciò li ho citati, perché non è letteratura esoterica, da Martin Amis, Michel Houellebecq, a Kundera, a Wallace, a De Lillo, e analizzando alcuni fili conduttori è innegabile che la virtualità, che è il connotato fondamentale della rivoluzione digitale, in qualche modo è un requisito che la letteratura ha sempre avuto, però inconsapevolmente. Da questo punto di vista la letteratura deve molto all'evoluzione digitale, perché il libro non è uno schiacciamento del nuovo sull'antico, la letteratura ha anticipato tutto. La letteratura già aveva prefigurato, attraverso delle modalità del tutto autonome e diverse, quella che è l'orizzonte della virtualità, ma senza l'impatto con la digitalità, che rappresenta l'irrevocabile testimonianza della digitalità, della virtualità, senza questo impatto probabilmente non avrebbe preso consapevolezza di quello che sono le sue potenzialità, quindi deve molto ai media più recenti. Devo dire, così, per quello che conosco i media, quando i media diventano digitali, la possibilità di trasferire un testo da un formato all'altro, da un mezzo all'altro, anche in tempo reale, senza che ci sia mai un supporto, eccetera, eccetera, è molto accentuato. Quindi la circolazione delle idee fra testi diversi, fra quadri, romanzi, giornali, c'è sempre stata. Però col digitale viene facilitata, diventa una circolazione amplissima, diciamo. Tra l'altro i media, per certi aspetti, come gli ascoltatori, gli spettatori riconosceranno, i media vampirizzano anche tutti i contenuti, le leggende, le storie, no? che sono state fatte proprio dalla letteratura. Da questo punto di vista la letteratura va considerata un medium accanto agli altri. Oggi abbiamo un sistema generale della comunicazione. Questo, poi, la globalizzazione è questa, la grande, al di là delle metafore, dei discorsi sulla rete, il grande dato nuovo del nostro presente è che esiste un sistema generale della comunicazione interconnesso, è processo di globalizzazione, nel quale i diversi linguaggi non si sovrappongono, ma in virtù delle specifiche differenze sono in conflitto tra loro. Ma questo conflitto è la ricchezza della comunicazione, è il conflitto che c'è all'interno di un orizzonte comune tra la letteratura e la videoarte, o tra la letteratura e i videogames. Io mi soffermo abbastanza, in modo quasi provocatorio, a analizzare il rapporto tra la letteratura e i videogames, che è un rapporto fondamentale. Cosa che sarebbe sembrata scandalosa qualche anno fa, ma certo non apparirà scandalosa ai nostri spettatori, che sono anche appassionati lettori. Questo ci risulta da tante notizie che ci vengono da loro. Allora, dunque, è venuto il momento di concludere. Io intanto ringrazio Arturo Mazzarella. Ringrazio io voi. Stato qui con noi, speriamo anche in qualche ritorno, qualche serialità di questo incontro. E richiamo agli spettatori il titolo di questo libro: Arturo Mazzarella, La grande rete della scrittura, la letteratura dopo la rivoluzione digitale. Leggo male perché in diretta mi si sono anche rotti gli occhiali, e quindi
cercherò di arrangiarmi in qualche modo. L'editore, comunque, Bollati Boringhieri, vi ringrazio di essere stati con noi e dalla libreria Rinascita di via Botteghe Oscure a Roma, dove siamo ospitati e mi sembra molto comodamente in compagnia di tutti questi libri che ci guardano. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tam Tam Libri.